Mio nome è Josef Brackwieser, sono ricercatore presso il Center for Autonomy Experience dell'EURAC a Bolzano. Anche nel nome del nostro direttore Mark Rückler vi do il benvenuto alla nostra serie di webinar sulla storia recente dell'Alto Adige. Schönen guten Abend, mein Name ist Josef Brackwieser. Ich bin Mitarbeiter am Center for Autonomy Experience an der EURAC in Bozen. Auch im Namen des Centerleiters Mark Rückler darf ich Sie herzlich willkommen heißen zum Auftakt unserer Webinarserie zur jüngsten Geschichte Südtirols. Der heutige Termin findet in italienischer Sprache statt und handelt von den deutsch-italienischen Nationalismen im Tiroler Raum des späten 19. Jahrhunderts. Il tema del nostro primo incontro sarà il nazionalismo italiano e tedesco nel Tirolo storico, il ruolo della persona di Tolomei nel tardo Ottocento e dall'inizio del Novecento, ma anche la prospettiva della minoranza trentina e ladina. Voglio ringraziare la mia collega Anna Chiara Bierhoff che ci aiuterà con la tecnica. Un ringraziamento anche ai nostri ospiti e soprattutto al nostro moderatore Hannes Obermeier, storico, archivista, curatore e ricercatore presso l'EURAC. Hannes, the floor is yours. Grazie Josef, un caro benvenuto, una buona serata da parte mia a tutti che ci ascoltano, ma soprattutto anche ovviamente ai nostri relatori, ma anche alla regina di alla cabina di regia che ci aiuta a organizzare al meglio questo incontro. Io ho la funzione oggi semplicemente di brevemente introdurre i nostri ospiti. La scaletta prevede interventi di Lorenzo Baratea, di Luciana Palla e di Maurizio Ferrandi, brevi interventi loro al quale segue un giro di domande, di dibattito, e pertanto siete tutti che ci ascoltano invitati a porre i vostri quesiti anche in base a quello che i nostri relatori ci diranno nella chat che viene poi raccolta da Anna Chiara Pioruf e da Josef Brackwieser, che io poi posso di nuovo sottoporre in modo, come dire, organico ai tre relatori. Le vostre domande ovviamente le potete porre nella lingua a vostra scelta. Abbiamo deciso oggi di fare queste serate e tenerla in italiano, ma ovviamente le domande possono essere poste in ogni lingua possibile. Il mio interesse, diciamo, a questa prima di cinque serate, e sono contento che tutto ciò vengo prominentemente aiutato dai tre relatori, è quello di mettere in luce la storia di questo territorio multietnico come una sorta di laboratorio del Novecento e ovviamente anche di questo secolo, di questo millennio, se vogliamo usare una parola grande. Cioè un laboratorio che ovviamente presenta un sacco di contraddizioni e di opportunità, e il nostro sguardo storico di oggi cercherà di tirar fuori, di presentare alcune di queste perplessità, alcune di questi elementi che sono nella bibliografia, ovviamente, alla quale anche i nostri relatori si rifanno, ampiamente studiati e che possono essere sintetizzati con i concetti di etnocentrismo, nazionalismo, speculari, ovviamente, alcune figure, abbiamo messo nel titolo Tolomei, ma diciamo figura chiave, ma ovviamente anche uno di questi imprenditori etnopolitici, no? Così la bibliografia li chiama. E vorrei chiedere ai tre nostri relatori uno sguardo riflessivo su diciamo, tre entità, non sono entità territoriali vere e proprie, ma diciamo tre ambiti, aree, se rifuggo un attimo da un dibattito troppo incentrato su settori troppo circoscritti, ovvero l'ambito ladino affidato a Luciana Palla, l'ambito trentino affidato a Lorenzo
Baratea e l'ambito altoatesino sudtirolese affidato a Maurizio Ferrandi. Iniziamo con Lorenzo Baratea, che saluto, un nome molto noto, è direttore del Centro Documentazione di Luserna, storico di professione, all'attivo un gran numero di pubblicazioni che affrontano appunto le tematiche che ci interessano. Cito solo tre, fra Le Dolomiti del Terzo Reich, uscito con Murcia nel 2005, Una memoria affossata agli internati militari italiani, l'IMI, dal 43 al 45 del 2007, e Una corposa storia del Trentino nel XX secolo, uscito a Bolzano nel 2017. È proprio appunto il Trentino sul quale io prego a Lorenzo di farci una breve introduzione. Ovviamente nella logica del nostro seminario, quello di tratteggiare un attimino quello che l'idea della trentinità, ovviamente anche come una costruzione identitaria, questo è chiaro, ma anche il fattore chiave che ha avuto il nazionalismo tedesco, pangermanico, proprio nel Trentino, col Volksbund, col nazionalismo tedesco-tirolese, come forte spinta, diciamo, anche per una ricerca poi trentina. Chiedo a Lorenzo di illuminarci a proposito. Buonasera Hannes, grazie a tutti per questo invito. Non so quanto tempo ho a disposizione per questa prima fase di introduzione, penso qualche minuto. Sì, certo, abbiamo detto da 5 al massimo 10 minuti, ma più sui 10 che non sui 10. E al limite, se voi sforate, mi permetto di interrompervi. Tengo sott'occhio l'ora, così evito, diciamo, di rubare tempo ad altri. In realtà il tema che voi avete sottoposto è estremamente interessante, ma estremamente complesso. Estremamente complesso perché attraversa una quarantina d'anni cruciali. Tra l'altro in questi 40 anni c'è anche la Prima Guerra Mondiale, che è una fase per eccellenza, una fase in cui si concentrano in modo particolare anche all'interno del Trentino le problematiche nazionaliste che erano maturate negli anni precedenti. Di fronte alla complessità di questa fase, io potrei anche poi sviluppare dei ragionamenti in seguito, magari anche in base ad altre domande. Una prima osservazione importante credo che riguardi il Trentino come territorio che in quegli anni vive i nazionalismi, il nazionalismo tedesco e il nazionalismo italiano. È un territorio che va inquadrato, è un territorio che in quella fase storica si trova in una condizione di particolare fragilità. Abbiamo un esodo enorme, che c'è stato anche prima del 1880, evidentemente dovuto all'emigrazione, economicamente instabile, si sta riorganizzando amministrativamente, ma è anche frustrato politicamente per il fatto di non sentirsi autonomo. Le battaglie per l'autonomia del Trentino, che peraltro vedono tra gli altri protagonisti anche lo stesso Cesare Battisti, non dimentichiamolo, ma che uniscono in generale un po' tutta la popolazione trentina, al di là delle diverse sensibilità e ideologie, è una battaglia, come dire, una richiesta, un sogno ancora non realizzato. È un territorio che sta affrontando in quella fase, specialmente alla fine dell'Ottocento, profondi cambiamenti. E di fronte all'emigrazione, di fronte alla crisi economica, sta nascendo il sistema cooperativo in modo molto forte, però è una sfida il cui esito non è ancora noto. Ci sono nuove ideologie che si affacciano, il Partito Socialista, ci sono nuove emancipazioni femminili, per quanto limitate, però non dimentichiamo il caso di Rovereto, dove la manifattura tabacchi, istituita dall'Austria alla metà dell'Ottocento, occupa soprattutto donne, operaie, e quindi è il primo momento in cui c'è anche una prima presa di coscienza da parte del,
della popolazione femminile. E poi naturalmente il tema dell'agricoltura, di crisi profonde che attraversano l'agricoltura e che hanno conseguenze pesanti anche sull'emigrazione, il problema del frazionamento delle proprietà che distingue in modo profondo anche in questo caso il Trentino dall'Alto Adige e quindi le ipoteche e quindi una situazione di grande precarietà. Questo inquadramento è necessario perché è proprio in questo, su questo terreno così, così fragile che i nazionalismi trovano naturalmente la possibilità di, specialmente in certi contesti, di fare proseliti o comunque di portare avanti le loro istanze, sia quello tedesco che quello italiano. Qualche altro dato interessante: nel censimento del 1911 il Trentino ha circa 393.000 abitanti, quasi tutti di lingua italiana, sono 13.000 di lingua tedesca, però abbiamo anche 8.000 regnicoli. Chi sono i regnicoli? I regnicoli sono cittadini del Regno d'Italia che lavorano in Trentino e che avranno comunque un ruolo anche nel processo, diciamo, legato a uno dei due nazionalismi. Abbiamo un incremento molto lento della popolazione sotto il profilo demografico. Pensate che fra il 1810 e il 1910 la popolazione trentina cresce la metà di quella che è la crescita della popolazione nell'impero austro-ungarico, e questo è un indice comunque di poca fiducia nel futuro, di difficoltà. C'è un aspetto positivo che è quello del turismo pionieristico, Arco, Levico, Madonna di Campiglio, Riva del Garda, la borghesia danubiana che arriva, ma è un turismo assolutamente iniziale che verrà poi sostanzialmente annullato dal primo conflitto mondiale. E poi c'è anche un altro fattore tutt'altro che secondario. Dopo il 1866, quando l'Austria perde il Lombardo-Veneto, il Trentino non è più entroterra, ma è linea di frontiera. Questo ha tutta una serie di conseguenze economiche, ma poi naturalmente anche politiche. Allora, su questo scenario che io veramente ho esemplificato in pochissimi minuti, ma che è cruciale per capire un po' tutto quello che poi è successo, si inseriscono i nazionalismi in tutte le loro accezioni. Anche qui sono da identificare almeno tre fasi rispetto al periodo che ci avete dato, 1880-1918. Così, con una metafora legata all'epidemia che stiamo vivendo, immaginiamo che il nazionalismo possa essere concepito come una forma di epidemia. Io ho distinto tre fasi, mi sono permesso di distinguere tre fasi per quanto riguarda il Trentino, e è un crescendo dei nazionalismi. La prima fase è quella che arriva fino al 1903, alla vigilia dei fatti di Innsbruck, dell'Università Italiana Innsbruck. C'è poi una seconda fase che è legata, che comprende i fatti di Innsbruck, ma poi anche la nomina, soprattutto, del nuovo vescovo di Trento nel 1904, Celestino Endrici, è una figura chiave non per comprendere i nazionalismi, ma per comprendere come i nazionalismi si inseriscono o faticano a inserirsi all'interno della società trentina, dominata dalla presenza della Chiesa. E la figura di Alcide De Gasperi, suo collaboratore, che diventa la figura chiave del mondo intellettuale e politico del Trentino, nonché esponente del Partito Popolare, che è il Partito Popolare Trentino, che nel 1911 addirittura raccoglierà il 61% dei consensi. Ma anche quegli anni che precedono la guerra, la Prima Guerra Mondiale, sono gli anni delle grandi provocazioni, dal caso Edgar Meyer fino a tutta una serie di altri eventi che creano un'escalation all'interno del territorio. E di fatto questa zona, che io ho chiamato appunto zona rossa, diciamo, del nazionalismo, diventa una zona nera nel 1914-1918, quando la guerra diventa una cartina tornasole di tutte queste contraddizioni che verranno poi ulteriormente esasperati dal fascismo. E in questa fase, specialmente nella fase del conflitto, può essere interessante, lo possiamo fare magari in seguito perché è un tema estremamente interessante, vedere come i nazionalismi si manifestano nel periodo di guerra rispetto alla popolazione trentina.
la figura di Celestino Endrici, la sua persecuzione dal 1915 in poi da parte dell'impero austro-ungarico con delle autorità viennesi, la figura di De Gasperi, che è parlamentare come Cesare Battisti, ma fa una scelta profondamente diversa, accompagna i profughi trentini, che sono più di 100.000, e segue la loro situazione denunciandola poi nel 1917 in Parlamento. Abbiamo Kazenau, che è comunque anche un elemento importante rispetto al tema di nazionalismo. Campo di allenamento, no? Del... Sì, sulle sponde del Danubio a Linz. E abbiamo tutta una serie di altri aspetti estremamente interessanti che possiamo approfondire in un secondo momento, certo. Perché sto già sforando. E poi, ovviamente, una cosa su cui Lorenzo, potremmo... Io ti fermerei un attimino qui, perché certo. Hai già dato tantissimi elementi che potremmo, certo, anche con grazie, gli ospiti approfondire, ma è stato un quadro molto molto, grazie, molto preciso, e soprattutto mi è piaciuta anche, diciamo, la definizione di nazionalismo quale epidemia, ovviamente un'immagine, una metafora che è particolarmente presentistica, ma ovviamente il nazionalismo è un sistema di fede, in sostanza. No? Contagioso, sicuramente contagioso. Di fede, pertanto anche un contagioso e con un quadro di incidenza altissimo. A questo punto io passerei la parola, ringraziando di nuovo Lorenzo per questo primo round, a Luciana Palla, che è una filosofa storica che ha dato tantissimo sul tema delle comunità ladine, che forse è la comunità più subalterna nel corso della storia, o comunque più marginale all'interno di questo assetto territoriale trentino-tirolese, sudtirolese, altoatesino, bellunese, ovviamente, veneto. E Luciana Palla, grazie ai suoi studi che sono sfociati in importanti monografie, cito solamente il suo I ladini fra tedeschi e italiani, che già nel titolo indica, diciamo, questa situazione di essere anche oggetto, ovviamente, di tentativi identitari diversi. Livina Longo del Col di Lana è uscito con Massile nell'86, è vincitore di un premio, peraltro, ma anche con il libro che ha fatto seguire Fra realtà e mito, La grande guerra nelle valli ladine, dove ha fatto capire l'impatto fortissimo che proprio anche la prima guerra, ricordate Lorenzo poc'anzi, abbia avuto passando la zona di guerra, proprio un impatto estremamente pesante, ha contribuito in modo anche importante su un tentativo di creare un libro di storia congiunto tedesco, passaggi e prospettive destinato alle scuole altoatesine, un tentativo molto, molto interessante. E da ultimo si è occupata dell'immigrazione dalle Dolomiti nel corso del Novecento con un libro uscito poc'anzi. Appunto lei, Luciana, quale appunto attiva all'Istituto Culturale Ladin Cesare Dejan con le Santa Lucia Buchenstein, come in altro legge anche abbastanza noto. Io chiederei appunto a Luciana, anche in primo giro, anche una breve valutazione appunto su questa condizione particolare ladina. Ecco, grazie. Sì, grazie, buonasera a tutti. Contraddizioni, ovviamente. Sì. Ma anche forse se riesci, Luciana, anche di indicarci qualche elemento anche contraddittorio, no, dell'identità ladina. Certo. Sì, ecco. Prima di tutto due parole sulla questione ladina, come si sviluppa, come si prepara, insomma, come si arriva al periodo dei nazionalismi. Prima di tutto si forma una coscienza letteraria ladina, che anticipò di qualche decennio la presa di coscienza politica dell'identità. Non vanno di pari passo. Infatti già nella prima metà dell'Ottocento ci sono numerosi tentativi di mettere per iscritto testi in ladino.
in forma letteraria. Sono racconti popolari, sono preghiere, sono traduzioni. E poi naturalmente nella seconda metà dell'Ottocento ci sono molti tentativi di scrivere in ladino, fatto che dimostra che la lingua ladina da un gruppo di intellettuali era considerata estremamente importante come lingua e non come un dialetto qualunque. Ma voglio anche ricordare un fattore storico-politico che sarà molto importante per le scelte identitarie future dei ladini dolomitici proprio nel periodo dei nazionalismi, e cioè le conseguenze in loco delle guerre napoleoniche. Tra l'altro proprio oggi sono 200 anni dalla morte di Napoleone. Ecco, e in quel periodo, a cavallo fra il XVIII e il XIX secolo, i ladini si schierarono insieme ai tirolesi contro i francesi, contro i bavaresi, a favore degli Asburgo, per difendere gli stessi valori di conservazione, religione, fedeltà all'Austria, mantenimento del vecchio regime, e si cementò l'alleanza fra ladini e tirolesi, che sarà molto importante in seguito. E in questo periodo nacque il mito di Caterina Lanza accanto a quello di Andreas Hofer, l'eroina ladina originaria di Marebbe, che secondo la tradizione nel 1797 avrebbe a Spinga, vicino a Bressanone, fermato l'invasione, l'avanzata dei francesi nel Tirolo. Ecco, poi Caterina naturalmente si è fatta la sua vita, ma più o meno un secolo dopo la sua figura è emersa proprio come mito, quindi statua a Caterina, che è diventata il simbolo della difesa ladina, tirolese sempre, unita ai tirolesi, e contro lo straniero che una volta era il francese e adesso invece sta per essere l'italiano, la minaccia all'italiano. Ma eccoci a fine Ottocento, quando lo sviluppo dei nazionalismi italiano e tedesco tendono a impossessarsi dell'area dolomitica, non solo geograficamente ed economicamente, ma anche culturalmente. Infatti, a partire dal 1870 circa, sempre più i ladini dolomitici, gente di confine, come si diceva, fra mondo germanico e mondo latino, dovranno far fronte alle pressioni che miravano a orientare il loro sentimento di identità in favore della cultura tedesca o di quella italiana. E il primo ambito in cui i nazionalismi agiscono è quello scolastico. C'era già stata nel 1869 la legge statale sull'istruzione, in cui lo Stato austriaco, asburgico, assumeva su di sé la gestione del sistema scolastico ed educativo, e questo ebbe forti conseguenze nelle valli ladine riguardo alla lingua di insegnamento, perché fino a quel momento in Val Gardena e Val Badia i bambini imparavano a leggere e a scrivere in italiano, in tedesco, e il ladino era utilizzato spesso come lingua veicolare. Mentre da questo momento, per un processo voluto dall'alto, si vuole escludere del tutto la lingua italiana a favore del tedesco. Il motivo, si diceva dall'alto, era di vantaggio economico per i ladini quando uscivano dalle valli, che così sapevano bene il tedesco. Ma la ragione più pressante era senz'altro quella politica, perché proseguire nell'insegnamento dell'italiano, secondo le autorità, sarebbe stato contrario all'interesse dello Stato, in quanto si temeva che avrebbe favorito il proliferare anche nelle valli ladine di sentimenti ideologici filo-italiani, come succedeva in Trentino. Queste decisioni suscitarono però in Marebbe e in Val Badia, da parte dei sacerdoti che fino allora si erano occupati della scuola, una grande opposizione, e nacque l'Henneberger Schulstreit, che durò una ventina d'anni, fu molto acceso e alla fine si giunse a una soluzione di compromesso nel 1894, e furono introdotti nei vari gradi scolastici, introdotte 5 ore di italiano alla settimana. Le motivazioni del clero contro la germanizzazione della scuola non erano però politiche, erano morali, in quanto si aveva paura dell'avvento del protestantesimo insieme a lingua e cultura tedesca. Proprio sulla scuola si concentrarono anche le associazioni nazionalistiche italiane e tedesche, in particolare il Deutscher Schulverein e la Lega Nazionale, per allargare la loro rispettiva zona di influenza nelle valli dolomitiche, le quali, si sa, a fine 800 e inizio 900 avevano mostrato tutte le loro potenzialità economiche.
e per i ladini, essere contesi fra italiani e tedeschi, fu questa una spinta per cominciare a riflettere sulla propria particolarità etnolinguistica, ma questo per il momento avviene soprattutto da parte di un'elite. Un'elite che si trova a Bressanone, pensiamo al seminario di Bressanone, dove nasce la prima Nazione Ladina, associazione che dura però poco, e a Innsbruck, dove nel 1905 nasce l'Union Ladina, Ladiner Verein. Ecco, il proposito iniziale di questi, diciamo, intellettuali, studenti, impiegati, era quello di tenersi lontani dall'irredentismo, sia italiano che tedesco, ma il proposito non riuscì, era molto difficile, in quanto il Tiroler Volksbund pretendeva di rappresentare anche gli interessi delle genti ladine e inglobò la nascente associazione. E non tutti però gli aderenti all'Unione Ladina erano d'accordo con questa svolta politica apertamente filotedesca, nonostante l'alleanza col Tirolo fosse da tutti riconosciuta, ma furono parecchi quelli che vollero difendere i propri usi e costumi e proprio la lingua, coscienti che la lingua, con la lingua nasce e muore un popolo. Quindi cercavano insomma una indipendenza che era però difficile da mantenere. E lo scontro all'interno delle valli si svolse soprattutto in Val di Fassa, scontro politico fra circoli pangermanisti e italiani. Gli uni si prodigavano con ogni mezzo per riportare la valle nell'ambito del Tirolo tedesco sul piano culturale e amministrativo e gli altri per acquisirla definitivamente al Trentino. La popolazione fassana, nella sua maggioranza era incline più a sostenere le iniziative locali del Tiroler Volksbund e del Deutscher Schulverein, perché l'interesse era economico, era di emigranti, no, i decoratori fassani che andavano nel nord, era insomma importante conoscere la lingua ladina. Per concludere, ecco, nonostante l'affermarsi di lingua e cultura ladina già nella prima metà dell'Ottocento, poi sempre di più, la gente ladina non era però, secondo me, secondo i miei studi, non era ancora preparata a pensare a un progetto politico indipendente dall'Italia e dall'Austria, e che salvaguardasse la sua identità contro ogni ingerenza. E la pressione del nazionalismo era del resto troppo forte in quel momento perché ci fosse spazio per iniziative ladine indipendenti, in quanto ci si stava ormai avvicinando alla prima guerra mondiale, e quindi era molto difficile non essere inglobati nell'alleanza tirolese si rafforzò, ladina tirolese, che si rafforzò con lo scoppio della prima guerra. Ma appunto di questo magari parlo in un secondo momento, perché credo anch'io di aver esaurito il tempo. Grazie Luciana, no, molto interessante, soprattutto anche questo, averci fatto vedere, diciamo, i disegni egemonici ai quali sono soggetti i ladini, che io immagino, magari se possiamo tornare, abbiano prodotto poi all'interno poi delle popolazioni ladine o di lingua ladina diverse reazioni, no? Appunto quelle sia assimilatrici, ma anche quelle di una coscienza identitaria che penso che anche a sua volta abbia in sé un germe nazionalistico ladino, forse. Anche questo è un tema che mi interesserebbe molto, cioè quello perché non lascia sul campo soggetti neutri, ma soggetti che sono in ansia, no? Che devono rispondere a disegni e a sua volta creano i loro disegni. Grazie di questa introduzione molto, molto ricca. A questo punto io vorrei introdurre il nostro terzo ospite, che è Maurizio Ferrandi di Bolzano, noto giornalista che ha scritto per lunghi anni sull'Adige, sull'Alto Adige, è stato cronista presso la RAI, è uno storico che ha prodotto importanti studi proprio negli ultimi anni sul sistema o sul formarsi di un territorio sottirolese all'interno dello Stato italiano, con tutte le contraddizioni, con i dibattiti parlamentari che ne sono scaturiti,
che ha fatto proprio vedere quello che inizialmente avevamo detto di una terra laboratorio nelle sue declinazioni. Però oggi ci parlerà brevemente di una figura chiave che io considero una figura, uno Stellvertreter, per così dire, no? Perché non è l'unica figura, non dobbiamo. Però Ettore Tolomei è stato sicuramente uno di quei imprenditori etnopolitici che con un sistema di quasi di bricolage, no? Di mettere assieme tutti gli elementi funzionali a un discorso nazionale, nazionalistico, identitario, ha prodotto un ampissimo lavoro e sul quale Maurizio ha pubblicato recentemente, ho ripubblicato attualizzandola una monografia molto fortunata chiamandolo Il nazionalista per eccellenza Ettore Tolomei. Prego Maurizio. Grazie innanzitutto dell'invito. Rubando a Lorenzo il paragone, se il nazionalismo è un virus, Tolomei, per quanto riguarda il nazionalismo nato Adige, è paziente zero. E non c'è dubbio. Non c'è dubbio per un motivo molto semplice, perché Tolomei è l'uomo che, vantandosene e ricevendone riconoscimento, impone, propone prima e poi impone la questione dell'Alto Adige ad un paese, l'Italia, che di questa questione era assolutamente ignaro, non lo immaginava, non esisteva, non esiste nella politica, esiste la Trento e Trieste, esiste nella coscienza nazionale, ma nulla ci porta a pensare che ancora prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale esista un problema Alto Adige nel mondo politico. C'è Ettore Tolomei, che dagli inizi del secolo propone questo problema, quello del portare il confine al cosiddetto confine naturale, che lui identifica col displuvio alpino, con lo spartiacque, e va avanti per tutti quegli anni abbastanza in solitaria, attorniato da un gruppo di collaboratori, tra cui anche degli scienziati, dei letterati, e naturalmente appoggiato da quello che era il nazionalismo di allora. Ecco, Ettore Tolomei è il nazionalista puro. Arriva a questo però attraverso un percorso che è interessante proprio alla luce del nostro racconto di oggi, perché Ettore Tolomei nasce a Rovereto proprio a ridosso di quell'appuntamento di cui diceva Lorenzo, che è quello del fatidico del 1866, quella che noi chiamiamo, gli italiani chiamano la terza guerra d'indipendenza, che consegna il Veneto all'Italia e che quindi fa del Trentino una regione di frontiera, ma lo isola per molti aspetti. Da allora, anche prima di allora, ma soprattutto da allora in poi, sì, c'è l'irredentismo nel Trentino, però c'è anche nel Trentino questa forte richiesta di autonomia all'Austria. Quindi l'essere e sentirsi italiani non si esprime solo con la speranza di andare, aggiungersi al resto d'Italia che si è appena formato, ma anche quella di ottenere da Vienna una forte autonomia, un'autonomia decisa, cosa che viene regolarmente denegata. Soprattutto perché vi si oppongono i tirolesi. E quindi Tolomei nasce in una famiglia, allora si chiamavano famiglie italianissime, erano quelli, il papà lo portava da piccolino a Pontecafaro a vedere gli alpini in gita, la famiglia si divagava così. Tolomei però passa abbastanza rapidamente, e non è solo a farlo, e questa è la cosa interessante, dall'irredentismo, cioè dalla rivendicazione di italianità più o meno estrema, al nazionalismo, che è cosa abbastanza diversa. Tolomei entra a far parte già alla fine del Novecento di quella schiera di personaggi che vagheggiano, che sognano la grande Italia, così come c'è a Atene, ci sono quelli della grande Grecia, in Bulgaria quelli della grande Bulgaria, via dicendo, praticamente in tutta una vasta parte d'Europa nascono questi movimenti che propugnano il ritorno a grandezze
passate o mai esistite a volte. Per quanto riguarda la Grande Italia, ecco, Tolomei, che è un individualista sfrenato, assume su di sé il compito di predicare la riconquista fino al confine. Quindi il discorso recuperiamo gli italiani non esiste più, esiste il diritto dell'Italia di appropriarsi di un territorio. Poi ci sono coloro del suo giro che pensano all'italianizzazione di Malta, della Corsica, del Canton Ticino, ce n'era per tutti i gusti e per tutte le opinioni. E poi naturalmente la grande spinta verso sud e verso est e sud-est, cioè verso sud è il ritorno dell'Italia in Africa e verso est i Balcani e verso sud-est il mare Egeo con la conquista del Dodecanese. Quindi questa Italia che vuole essere imperiale e imperialista. Ecco, Tolomei fa parte di questo mondo, quello di un recupero della grandezza italiana che deve conquistare i suoi obiettivi e occupare i suoi territori. Per cui, ecco, il nazionalismo di Tolomei nei confronti dell'Alto Adige è questo, è la rivendicazione di una missione storica, qui poi c'è tutto il richiamo alla grandezza dell'impero romano e a tutte queste cose, ma il diritto dell'Italia di tornare dove Roma era stata, e qui aggiungiamo tutto quanto riguarda anche la mistica dei nomi e dei monumenti che fa parte dell'armamentario della cassetta degli attrezzi del signor Tolomei. Ecco dunque il passaggio dall'irredentismo, quindi dalla rivendicazione del diritto di essere italiani in Italia o all'interno dell'impero, al nazionalismo, quindi il diritto dell'Italia di espandersi verso nord, verso est e ovunque la chiami la sua missione storica. Tolomei è un perfetto esempio di questo. Io dico che vale la pena di studiare Tolomei solo perché il suo modo di pensare, di ragionare, di agire ci mette in condizione poi di identificarlo, scusate, in tutti coloro che si muovono sulla base dello stesso modo di pensare e di agire e che continuano a esserci ancora oggi, anche se magari oggi nessuno, come invece Tolomei orgogliosamente rivendicava, a nessuno piace più essere chiamato nazionalista, ma i nazionalisti ci sono e continuano ad operare. Io mi fermerei qui. Grazie. Ma invece no, davvero questa dimensione anche presente del tema, no? cioè tutti i pre-interventi, ma soprattutto anche questo di Maurizio, ci fa presente che parliamo di temi che ci occupano al giorno d'oggi, li troviamo sia ovviamente davanti alla porta nostra, ma ovviamente in una dimensione anche universale, molto presente. E io pertanto vi inviterei in un secondo giro ancora più breve, se permettete, anche se siete stati bravissimi nel contenervi, perché avreste potuto parlare anche molto più a lungo, immagino, di riflettere un attimino assieme su questo eccezionalismo. Riprendo una parola che Maurizio non l'ha formulata così, ma diciamo questa grandezza, cioè in ogni nazionalismo, che sia di grande scala o anche di piccola scala, se parliamo di un elemento etnocentrico più che altro, molto presente peraltro in Sud Tirolo, si presenta come afferma un eccezionalismo di sorte. E in questo c'è ovviamente un'asimmetria, no? Cioè ci si considera migliore di altri, no? E questo è il nucleo di ogni nazionalismo. Mi sembra Luciana ha proprio anche fatto capire, diciamo, che c'è un elemento anche molto materiale, economico in tutto ciò. Questo anche è un elemento che mi sembra molto interessante, ma pure Lorenzo ovviamente. Io, preparandomi un secondo su questo nostro dibattito, ho ripreso in mano il famoso libro di Rogers Brubeck, no? Il sociologo, che parla di ethnicity without groups. Cioè l'eticità non ha neanche bisogno dell'individuo, è anche un'affermazione spesso. Ci viene invocata per essere evocata, per creare qualcosa, è anche un essenzialismo di sorte. Su questo vorrei una vostra breve riflessione, magari di nuovo in questo ordine, Lorenzo, Luciana, Maurizio. Quali elementi
di essenzialismo etnico nazionale vedete oggi nelle zone nelle quali casualmente abitiamo. Lorenzo, prego. Sì, tu ti riferisci al presente? Non ti sento più. Al presente, okay. Ovviamente, con sempre con alle spalle il caso dal quale ognuno di voi parte, tu in questo caso soprattutto il Trentino, Maurizio l'Alto Adige, Luciana ovviamente l'ambito ladino, che è trasversale, per così dire. Ma la domanda è enorme, nel senso che mi rendo conto che questi temi evocano riflessioni di ogni sorta. Se la domanda è quella di fare un parallelo rispetto a queste vicende, l'evoluzione nel tempo, io ti dico è estremamente difficile. Ma difficile, partiamo anche dal concetto di autonomia, no? Che poi alla fine è un concetto chiave, no? Comunque la vogliamo chiamare, una rivendicazione rispetto ai nazionalismi. Valentino Chiocchetti, che è stato un grande pensatore storico trentino, raccontava proprio il Trentino nella storia come una pedana per schermidori. Cioè dice, questo è come una pedana dove i due schermidori, quello del nazionalismo italiano e quello del nazionalismo tedesco, avanzano e indietreggiano nel corso del tempo. E l'autonomia, secondo il suo punto di vista, era invece la terza via, cioè il fatto che il popolo prendesse coscienza di una propria strada in cui essere protagonista e non tirato per le maniche da questo o quel potente. In fondo è la chiave di lettura più semplice, ma anche più efficace. Sull'autonomia, su ciò che ha significato e come è un tema strettamente correlato anche ai movimenti nazionalisti, sia quello tedesco quanto quello italiano tra 800 e 900, ad oggi è un parallelo estremamente difficile, perché io temo che rispetto, almeno in Trentino, rispetto al tema dell'autonomia si sia perso molto. Non c'è una coscienza purtroppo molto radicata rispetto al tema oggi dell'autonomia, delle sue ragioni storiche e anche delle sue prospettive. Questo è un dato piuttosto evidente. Forse può essere interessante parlare della presa di coscienza invece della multiculturalità del nostro territorio. Questo sì. Io credo che se vogliamo dare una chiave di lettura di ciò che involontariamente i nazionalismi hanno fatto rispetto alle minoranze germanofone in Trentino, per esempio, hanno messo in luce le differenze. Cioè, cercando di monopolizzare la Val dei Mocheni o Luserna, terre germanofone, che allora probabilmente più di tanto non si erano nemmeno mai interrogate sulla loro identità. Nella volontà dei nazionalisti, loro non volevano riconoscere Cimbri e Mocheni, volevano riconoscerli e assimilarli come tedeschi piuttosto che come italiani. E anche qua è interessante come i ladini, per i pangermanisti, non devono essere italiani, però i Cimbri e Mocheni invece vengono assimilati ai tedeschi e non considerati come minoranze a sé stanti. Ecco, quello che voglio dire è che forse se c'è una cosa positiva che leggo nel presente, se voglio dare uno spunto positivo, è che forse invece rispetto al tema dell'autonomia una coscienza delle minoranze etniche e del valore della multiculturalità di questo territorio negli ultimi 20 anni, 30 anni, è un tema condiviso. Ovviamente mi riferisco anche ai ladini. Questo sì. È molto interessante, diciamo, questo effetto trigger che anche gli autoritarismi, i fascismi, poi il nazionalsocialismo esercitano sulla presa di coscienza, che poi si sfocia poi anche in effetti deleteri come le opzioni, che hanno peraltro anche incluso le popolazioni trentine, cioè di madrelingua tedesca. Il nazionalismo è una scorciatoia fondamentalmente, oltre che un'epidemia come l'abbiamo chiamata, mentre la sfida della complessità però, è quella di riconoscere, certo, le differenze. Sì, sì. C'è anche ovviamente anche l'elemento idolo anche nell'autonomia, no? Cioè anche questo bisogna dire, però ovviamente... Assolutamente. Sì, sì. Grazie Lorenzo. Luciana? Sì. Ti sei un attimino su questi... temi, sui massimi sistemi che stiamo, sì, cercando. È una vita che io rifletto sul concetto di identità, coscienza, autocoscienza,
e più ci penso e più credo che non sono, come si può dire, intanto sono dei processi, non sono delle realtà. Il problema è che sono state prese per tanto tempo come delle verità, come dai dati di fatto. Noi siamo ladini, giustamente, uno parla lingua ladina, anch'io dico sono ladina. Ecco, ma questo cosa comporta? Per lei diceva prima, cosa tu dicevi prima, cosa succede all'interno delle valli? Beh, in Fassa, prendo Fassa perché fu la zona più... in cui ci furono le contese più forti fra italiani e tedeschi, fra la Saat, fra il Deutsche und Österreicher Alpenverein, la costruzione di rifugi sulle montagne italiano-tedesco per acquisire il territorio, perché la montagna e questi paesi fino a metà 800, no? Cioè il problema dell'identità, a quanto io ho capito, non è che la gente se lo ponesse. Vivevano tranquillamente, commerciavano con gli italiani, andavano nei paesi nordici a portare loro mercanzie, a emigrare. Insomma, c'era una pluridentità. E dopo sono stati i nazionalismi che hanno fatto invece scattare il senso di identità, che è diventato un qualcosa che appunto non solo contraddistingue, ma che isola e che divide. E i ladini, che erano più o meno 20.000 persone, ecco, io non parlare di nazionalismo ladino lo intendo un po', lo sento un po' come una provocazione, non perché i ladini fossero più bravi, ma semplicemente perché erano di meno, erano piccoli, però anche loro prendevano le loro distanze, ad esempio, dal mondo italiano. Loro dicevano, qualcuno diceva, ci sono i manifesti all'inizio del Novecento in Fassa, noi non stiamo con gli italiani hanno miseria, gli italiani, l'Italia non sa nemmeno dar da mangiare alla propria gente, perché dalla Gordino, dal Bellunese arrivavano le persone per lavorare, e si vedeva che erano nel bisogno, mentre il mondo tirolese offriva più possibilità, diciamo. Quindi ecco, dicevo che dove schierarsi spesso è dettato anche da un problema economico. Giustamente uno sceglie la via migliore. E comunque, ecco, una presa di coscienza ladina riguardo alla lingua, come diceva, viene da un gruppo di intellettuali e poi però bisogna scendere nella lotta, perché allora bisognava schierarsi o di qua o di là, e i ladini, essendo piccoli, devono scegliere, e scelgono l'alleanza filotirolese, perché dal punto di vista storico era fondata. Non che non ci fossero contraddizioni, ce n'erano molte fra ladini e tirolesi, perché quando i bambini di Rivinallongo andavano a fare i bua, come dicevano allora, nel mondo tirolese in Valpusteria, Erano trattati come i tirolesi, no, da ladini, ma erano trattati come Welsh, come italiani, insomma. Cioè, le contraddizioni, ecco, man mano che si afferma un concetto di identità, le contraddizioni si perdono, no? E ci si dirige verso un fine. E questo è il problema dei nazionalismi. Arrivando al giorno d'oggi, io direi che tanti passi, la storia in un secolo, insomma, la storia è stata lunga, le opzioni, seconda guerra, e potremmo parlarne per tanto, ma per arrivare al giorno d'oggi io direi che sono stati fatti molti passi in avanti verso una società multilinguistica e multietnica, italiani, tedeschi, ladini, inglesi, cioè anche la scuola ladina, no? Scuola ladina, metà. Metà italiano, ore di ladino. Ecco, mi pare che si stanno facendo anche a livello europeo, proprio è un'esperienza, mi pare molto all'avanguardia, la storia ladina, proprio come apertura verso l'altro invece che come chiusura. Questo è l'aspetto più positivo, poi ce ne sono anche di negativi, ma insomma. No, certo, hai ragione, è sicuramente un piccolo mondo, diciamo, che rappresenta una pluralità che magari non la troviamo anche in territori limitrofi. Io colgo l'occasione, anche perché la regia me l'ha ribadito, che i nostri ascoltatori hanno la possibilità di porre le loro domande per iscritto nella sezione Q&A, Questions and Answers, che trovate in basso sullo schermo, che poi verranno raccolte, se ci sono ovviamente raccolte dalla regia.
Grazie Luciana per questa tua valutazione molto preziosa. Maurizio, abbiamo un po' anche il tema di questo destino manifesto, no? che questi personaggi, in questo caso Tolomei, non devi essere, cioè puoi anche ovviamente allontanarti dal discorso di Tolomei. Ma non mi allontanerei molto, sai Hannes, però volevo ricordare una cosa, che esattamente 100 anni fa, in questi giorni, qui in tutta la regione, italiani, tedeschi e trentini, ladini, andarono a votare. E andarono a votare proprio in questi giorni, 100 anni fa. E andarono a votare per la prima volta qui, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, perché nel 19 le terre liberate, tra virgolette, non erano ancora parte ufficiale dell'Italia, e quindi non si votò. Si andò a votare ed ecco che Tolomei cosa fa, cosa propone. Aveva paura Tolomei che i tedeschi dell'Alto Adige dessero prova, come daranno, di una grande compattezza. E quindi propose, dice, facciamo così, dividiamo, mandiamo tutti quelli che stanno dalla parte destra dell'Adige a votare coi Lombardi e quelli sulla parte sinistra coi Veneti, così annacquiamo. E poi invece il governo fu di diverso avviso e si votò su una cosa che assomiglia abbastanza alle due province di adesso, però e quindi anche la Bassa Atesina, il mandamento di Enya, che poi aveva una sua storia, perché lì proprio è la terra su cui i nazionalisti si erano scontrati e su cui continueranno a esserci problemi anche in seguito, venne aggregato all'Alto Adige, dove si formò il Deutscher Verband, che è un po' la mamma della Südtiroler Volkspartei, cioè alleanza di nazional e di nazionalisti e di nazionalliberali e di cattolici, però i ladini no, le valli ladine vennero scorporate, va a sapere perché, e vennero fatte votare con Trento. Ed è interessante vedere cosa successe, perché poi Deutscher Verband si presentò anche nelle valli ladine, perché non voleva lasciare agli altri partiti la titolarità. Si presentò pur sapendo che lì, nel complesso della provincia di Trento, non avrebbe fatto risultato, però ottenne un notevolissimo cosa. E questo già ci dice qualcosa, ci conferma che in questo primo voto, in questa prima possibilità di esprimersi, votavano solo i maschi, avrebbero votato solo nel 48. Ma in Alto Adige ci fu un successo clamoroso del Deutscher Verband. Gli italiani, che erano appena arrivati ed erano pochissimi, non presentarono neanche la lista. C'erano i socialisti, che erano fuori da questa alleanza tirolese. Anche questo è un dato significativo. I socialisti non erano salon fake, non potevano stare insieme con gli altri, perché per tanti motivi. E nel Trentino invece anche questo è significativo, perché di tutte le cose che abbiamo detto fino adesso e che ci ha detto anche Lorenzo, nel Trentino non c'è una lista, diciamo, di destra. Non ci sono i fascisti, che a livello nazionale faranno una ben magra figura, ma non ci sono neanche, non c'è neanche la parte. Ci sono, le elezioni vengono stravinte da cattolici e da socialisti. Ecco quindi che vediamo come in realtà da un lato c'è la reazione di difesa secca da parte della minoranza, che i ladini scelgono nel momento in cui viene scelto, detto loro di scegliere, e vengono tra l'altro esclusi, anche Gardena e Badia vengono escluse dal voto con l'Alto Adige, vengono aggregate a Trento. Scelgono di stare con i tirolesi, e che nel Trentino la grande si esprime attraverso queste cose. Ecco, questa storia delle elezioni di 100 anni fa, se riletta con attenzione, è una chiave per capire quelli che erano gli orientamenti abbastanza delineati. Ma è una fotografia sicuramente molto efficace, quella di 100 anni fa, no? Ma poi ha introdotto il tema della spartizione.
territoriale. Quello mi sembra un tema che anche vorrei estendere ai nostri altri due interlocutori. Ecco, dico solo questo, che la spartizione territoriale poi avverrà nel 1922, un anno dopo, verrà creata la Venezia Tridentina. E cinque anni dopo Mussolini, contro il parere espresso in maniera ruvidissima da Tolomei, creerà la provincia di Bolzano, staccando però il mandamento di Enya. E certo, qua che Tolomei si precipiterà a Palazzo Venezia a fare una scenata a Mussolini terribile. Quindi di nuovo siamo di fronte a questo genere di cose. Questo tema delle spartizioni, o comunque delle... ricorre, e che peraltro anche negli anni 60, no, con un famoso libro di Sabino Acquaviva viene riproposto, no? Cioè in quella chiave, allora in una chiave, diciamo, salvare il salvabile da un punto di vista italiano. Questa domanda la vorrei porre a Lorenzo e poi a Luciana anche. Vi ritorna anche nel il tema della spartizione, del rimaneggiare l'assetto territoriale, ritorna anche nel settore trentino e ladino? Beh, se mi parli di spartizioni, la prima cosa che mi viene in mente, e collegandomi anche a quello che diceva Maurizio rispetto a Tolomei, il tema del salornismo è uno dei temi che ricorrono molto in quegli anni, e ricorrono anche nei dialoghi fra Cesare Battisti e Ettore Tolomei. C'è quella famosa lettera dall'Adamello del 1915 in cui parlano ancora di questi temi, ma voglio dire, Cesare Battisti aveva espresso in modo chiaro che il confine di Salorno era un confine nazionale, e su questo era piuttosto in linea anche con lo stesso Tolomei. Ma sempre in quel contesto Battisti ricorda nella lettera che spera, ovviamente poi non ce la farà, di completare uno studio sulla romanità di tutta la regione dal Brennero, quindi di identificare. Quindi più che il tema delle spartizioni, io mi concentrerei sul tema proprio del reinventare o ricostruire o recuperare, a seconda delle interpretazioni che poi si vogliono dare, un'identità italiana di tutta la regione. Poi Tolomei ovviamente era molto più, e fu sempre più marcatamente, soprattutto perché sopravvisse al conflitto rispetto a Battisti, marcatamente puntava a un Alto Adige italiano, e quindi già molti anni prima della guerra aveva compiuto delle azioni. Con l'impiego della cartina, no? La famosa cartina sul frontespizio. Sì, il tema della geografia però comune sia Battisti che Tolomei, e anzi è un tema cruciale. Battisti è stato importante anche come geografo. Sì, certo. Il suo ruolo è stato sicuramente molto apprezzato in Italia, proprio perché profondo conoscitore della geografia del Trentino in vista di un conflitto. Questo è un tema cruciale. Sì. Poi rispetto... Se mi permette, certo. No, Battisti viene poi riscoperto da intellettuali sudtirolesi importanti, come certo. Gatta, come Tumla, no? Cioè, che lo riscoprono un Battisti anche non nazionalista, vuol dire un Battisti socialista, con un'anima socialista importante, hanno fatto... L'ultima cosa che dico riguarda il tema, diciamo, religioso. Il diocesi di Trento comprendeva anche dei decanati in provincia di Bolzano di lingua tedesca, e questo è un tema territoriale estremamente interessante anche nel periodo austriaco, anche nella figura di Endrici, anche subito dopo la guerra, quando lui cerca di, come dire, di lasciare i decanati tedeschi all'Alto Adige, e proprio come azione, diciamo, di comprensione rispetto alla popolazione tedesca, nonostante lui, ricordiamolo, abbia subito negli ultimi anni di guerra, dal 15 al 18, un vero e proprio confino a Vienna, per le sue posizioni che non erano filo italiane, ma non erano favorevoli a una presa di posizione della Chiesa Trentina in favore della guerra dell'Austria. Sì, sì, il Deutscher Anteil, il famoso Deutscher Anteil, che è peraltro un retaggio medievale che affonda le sue radici ancora negli assetti post-carolingi, in buona sostanza. Ecco, quindi per concludere, tema diciamo dei confini fra Trentino e Sudtirolo, periodo fascista, sicuramente rimaneggiamenti anche rispetto alla Lombardia e al Veneto. Non dimentichiamo che ci sono dei comuni che storicamente sono appartenuti all'area del cosiddetto Tirolo storico, Pedemonte, Magasa, Valvestino, che
il fascismo ha consegnato senza una ragione storica al Veneto e alla Lombardia e che tuttora rimangono in quegli ambiti. È un tema interessante anche questo. Su questo magari Luciana potrebbe intervenire. Io intrometto qui una domanda che ci viene posta dal nostro pubblico, da Matteo Nicolussi Castellan. Eduard Reut Nicolussi, famoso deputato del Deutsche Verband, anche prima di Luzerna, non fu eletto in Parlamento anche dai trentini per conto del Deutsche Verband. A chi la posso porre? Maurizio, tu hai evocato... Adesso io dovrei controllare prima di dire delle stupidaggini, ma da Reut Nicolussi è uno dei deputati che Deutsche Verband elegge in Alto Adige. Il collegio era il collegio di Bolzano e c'era il collegio di Trento. Nel collegio di Bolzano vengono eletti Toggenburg, adesso vado a memoria, scusatemi, ma Toggenburg, Reut Nicolussi e un altro, uno o due. Walter, cioè, von Walter, no? Sì, von Walter, cioè il Verband fa il pieno, cioè tutti i deputati attribuiti al collegio, si andava anche allora, si votava col proporzionale, quindi in funzione. Nel Trentino non c'è, sarà stato votato anche nel Trentino perché... come detto, il Verband si presentava per raccogliere il voto ladino, ma non eletto. Ecco, votato sì, non eletto per quel che mi risulta. Tant'è vero che poi lui andò alla Camera e ci furono quegli episodi, venne schiaffeggiato pubblicamente in piazza Montecitorio. Ti interrompo perché c'è un'altra domanda molto interessante di Joachim Reich, che leggo in tedesco. Danke für die spannenden Vorträge. Eine sehr allgemeine Frage. Maurizio Ferrandi hat darauf hingewiesen, dass die Nationalismen des ausgehenden 19. Jahrhunderts in verschiedenen Ländern Europas einen ähnlichen Charakter hatten, vor allem dahingehend, dass es darum ging, eine alte Größe, manchmal fiktiv, wiederherzustellen. Ist hierin eine Ähnlichkeit mit dem Nationalsozialismus zu sehen, im Sinne, dass auch dort um die Herstellung einer alten fiktiven, dass es auch dort um die Herstellung einer alten fiktiven Größe ging und dafür ethnische Säuberung ein zentrales Moment war? Wenn ja, worin liegen die großen ideologischen Unterschiede zwischen Faschismus und Nationalsozialismus? Also, ecco una domanda di quelle che sulla quale potremmo fare una serata, no? Cioè, quali sono le differenze tra fascismo e nazionalsocialismo? Il famoso Ost, il Ostplan, il Generalplan Ost del nazionalsocialismo, ma anche ovviamente l'azione in Alto Adige e nel Trentino, nel Alpenvorland, in quale modo possiamo adesso inserirlo qui? La domanda era rivolta a Maurizio e ti ridò subito la parola, ma vorrei dare la parola brevemente anche a Luciana, perché se no la escludiamo da questo interessantissimo dibattito troppo a lungo, se permette Maurizio. Ecco, io vorrei richiamare un attimo, si è parlato di Cesare Battisti. Cesare Battisti, socialista, Cesare Battisti che si batté per portare il confine, non certo al Brennero, cioè la minoranza tedesca, non doveva essere, non, cioè i tedeschi non dovevano entrare in Italia perché si sarebbe formata un'altra cioè il confine, insomma il Trentino sì, ma l'Alto Adige, il Sud Tirolo no. Cesare Battisti è stato sempre molto rispettoso verso la minoranza tedesca. Verso la Val di Fassa però l'ha sempre considerata italiana. No? Ecco, i ladini anche da parte di persone estremamente democratiche, estremamente aperte, come Cesare Battisti, come Gaetano Salvemini, come altri, erano considerati italiani, probabilmente se ne conosceva, era un po' la questione ladina era poco nota, era nota soprattutto a persone così specializzate, esperte del tema. Riguardo alla spartizione, la spartizione dei ladini, questa è la data grossa, no? Il passaggio dei tre comuni di Vinallongo, Colle Santa Lucia e Cortina alla provincia di Belluno nel gennaio 1923. E dopo, con la divisione, con la formazione delle due province, naturalmente Gardena e Badia, provincia di Bolzano, e Fassa, Trento. E questo
contro questa spartizione si sono sempre battuti i ladini e si battono ancora. Questo ancora oggi c'è il tentativo di creare o un'area interregionale, insomma di riunire in qualche modo i ladini. Ecco, bisogna dire, prima dicevo che la coscienza linguistica ladina nasce prima e quella politica nasce dopo, ma quando finisce la Prima Guerra Mondiale una coscienza politica ladina diventa di massa, cioè la gente la popolazione, nell'impatto con l'Italia, che era percepita effettivamente come qualcosa di diverso, no? La storia era sempre stata tirolese asburgica. Nonostante l'affinità di lingua fra ladino e italiano, i ladini non condividevano niente con la realtà italiana, con lo Stato italiano, né sul piano politico, né economico, né amministrativo, per cui questa annessione l'avvertono come una minaccia, no? E per la paura di essere italianizzati. E ecco che c'è la difesa, quando ci si sente in pericolo, ecco, ci si attacca alla propria identità, il senso dell'autocoscienza cresce e cresce e si appoggia comunque al mondo tirolese, come si è sentito adesso, no? Il Deutscher Verband, i propri rappresentanti, perché i ladini sono pochi, non sono in grado di presentare rappresentanti da soli. E il mondo, però a sua volta vengono funzionalizzati, ovviamente. Sì, il mondo sudtirolese, certo, il mondo sudtirolese tedesco li sostiene come era successo prima, no? È un amico anche scomodo. Sì, è un alleato scomodo e infatti io dico sempre che questa non aver avuto la forza, il coraggio di prendere le distanze da questa alleanza ha nuociuto molto ai ladini, perché sono stati visti sempre come anche dopo la seconda guerra, no? Come un movimento filo-tirolese e la parte ladina è sempre passata in secondo piano, non è mai stata evidenziata. Certo, molto, molto, questo è stato il vero problema dei ladini, secondo me, aver sempre considerato, aver negato, naturalmente quando si passa sotto l'Italia, gli italiani diventano i cattivi e i tirolesi e gli austriaci, gli asburgici diventano i buoni, no? Cioè si arriva a questa mitizzazione e si dimentica tutta la realtà contraddittoria che in realtà c'era. Grazie Luciana. Io diciamo rifuggo sempre da ogni vittimismo, soprattutto collettivo, ma se in tutta questa regione diciamo vittime soprattutto di queste logiche spartitorie c'erano, allora erano soprattutto i ladini e ne pagano le conseguenze fino al giorno d'oggi. Questo è un grande dramma. Però, l'ha evocato anche Lorenzo, peraltro, prima. Ecco, no? Però il problema dei ladini è di essersi considerati a lungo troppo vittima, di non aver preso invece coscienza delle proprie responsabilità. Una volta internalizzato, no, questo vittimismo diventa anche una coscienza di comodo, no? Cioè, rischia, bisogna fare i conti con la propria storia e vedere anche le proprie ombre e non solo anche le scelte che non sono state fatte o le scelte sbagliate, no? Ecco, e questo si fa, io direi ancora oggi, molto fatica a farlo. È molto facile essere vittima, no? È chiaro che 20.000 ladini fra mondo tedesco e mondo italiano, è chiaro che non potevano essere una forza, è chiaro che vengono strumentalizzati, però bisogna anche vedere che cosa si è fatto o non si è fatto all'interno contro questa strumentalizzazione. Il seminario, noi ci siamo dati un'ora e un quarto, era diciamo il quadro temporale che la regia ci ha messo a disposizione, ma la gente, perché è parte di un ciclo di 5 puntate. Io ho controllato, non ci sono finora altre domande, tranne quella che ancora non è rimasta, cioè non è, alla quale non abbiamo dato ancora risposta, che è quella il tema che è stato introdotto del nazionalsocialismo, che porta all'esasperazione, no? tutto, cioè anche all'esplosione di tutte le contraddizioni che abbiamo finora già elencato, che abbiamo declinato su vari piani. Avete il coraggio di intervenire su questo tema, anche del nazionalsocialismo, di quello che rappresenta, sempre da una chiave di lettura propria vostra? Maurizio, vuoi? No, guarda, forse... Molto, molto onestamente ci vorrebbe
un webinar tutto sé, perché siamo di fronte a un argomento enorme. Io dico solo questo: il fascismo e il nazionalsocialismo, con le reciproche differenze, sono, io li vedo come regimi che mettono, che si affermano attraverso un mix di ideologie, di proposte, di emozioni, che è molto vario. In Italia il fascismo si afferma, per esempio, col reducismo, cioè con la rivalutazione di tutto quello che era stato come frustrazione dei soldati tornati dalla guerra. Tutti e due contano in maniera enorme sul terrore che si era diffuso tra le classi borghesi dopo la rivoluzione russa del 1917. Nel nazionalsocialismo c'è da subito una forte impronta antisemita. Il nazionalismo è una delle strutture portanti di tutti e due, e perché in Germania nel nazismo poi finiscono per confluire tutte quelle forze che pangermaniste che si sono mosse prima, durante e dopo la Prima Guerra Mondiale. In Italia avviene la stessa cosa. Il Partito Nazionalista, che è una piccola formazione, ma che rappresenta, confluisce nel fascismo, e il fascismo se ne appropria e fa sua tutte le parole d'ordine di cui si diceva prima. Quindi sicuramente, cioè, il nazionalsocialismo e il fascismo non sono solo nazionalista, ma sono sicuramente nazionalisti sino all'eccesso, sino a portare appunto alle ideologie, come dicevi tu, del Drang nach Osten, di Hitler, del bisogno di conquistare l'Europa, il mondo, eccetera. Bene, Maurizio, io avrei un'altra domanda dal pubblico, che e così tronchiamo il nazionalsocialismo per un attimino, che vorrei direttamente rivolgere a Lorenzo. La domanda posta, molto interessante, posta da Andrea Titton, che parla, cioè che ci chiede se le aspirazioni nazionali trentine, ovviamente prima della Prima Guerra Mondiale, si sono in qualche modo collegate con altre aspirazioni nazionali dei cechi, dei slavi meridionali, della Galizia. Non so se Lorenzo, tu su questo hai delle informazioni a darci. Cioè, è stata una lotta solitaria autonomistica trentina di allora, o c'era qualche tentativo di mettersi in rete, per così dire? No, il tema, grazie innanzitutto per la domanda, il tema che ha sollevato il nostro ascoltatore, Andreas, che ringrazio, è un tema assolutamente importante. Avrei voluto dire, se avessimo avuto più tempo, che è uno dei grandi temi che dovrebbero essere affrontati, anzi, se c'è qualche ricercatore di buona volontà, fare una ricerca strutturata sui nazionalismi o comunque sulle rivendicazioni all'interno dell'impero austro-ungarico, soprattutto in quel periodo, potrebbe essere uno studio estremamente interessante, perché come è noto, dalla Boemia piuttosto che ai Balcani, piuttosto che a questa piccola provincia italiana del Tirolo e a altre zone, il fenomeno esiste. Se la domanda è: esistevano collegamenti? Esistevano più che altro nella parte pangermanista, no? Più che quella, diciamo, della rivendicazione italiana, se non collegato evidentemente a Trieste, al litorale adriatico. Sappiamo benissimo la Lega Nazionale come esprimesse diciamo sensibilità comuni fra Trento e Trieste all'interno dell'impero, ma interessante anche il ruolo dei pangermanisti tedeschi che si muovono all'interno dell'impero, delle comunità tedesche dell'impero, che si trovano in difficoltà anche in Boemia. Su questo, peraltro, cito, e qui concludo, uno scritto che molti di voi conosceranno, l'autore sorprende, perché Benito Mussolini nel 1911 è a Trento, ospite di Cesare Battisti, e scrive questo libretto che io ho letto più volte e invito a leggere perché è per certi aspetti illuminante. Si chiama Il Trentino veduto da un socialista, e è tutto uno studio proprio sulle componenti e le lotte nazionali interne a questo territorio nel 1911, quindi in un momento assolutamente cruciale. E qui chiudo veramente, fa una disamina sulle tutte le varie componenti pangermaniste presenti in Trentino, però poi giudica anche la Lega Nazionale, e la cosa interessante è che dice che la Lega Nazionale
Sostanzialmente troppo morbida, troppo leggera, troppo legittima. Sapete che la Lega Nazionale aveva preso delle posizioni che non erano di rivendicazione territoriale e proprio per questo era tollerata, fu tollerata secondo alcuni addirittura sottovalutata, per quello che fu poi riflesso anche politico, però questa lettura di questo personaggio che poi diventerà un protagonista a sua volta del nazionalismo mi sembra estremamente interessante, ovviamente letta nel contesto in modo critico. Per cui la domanda ottima, potremmo parlarne a lungo, però credo che uno studio comparato vada ancora fatto. No, grazie Lorenzo. Posso dire una cosa velocissima? Un sì, minuto. Preciso, perché avrei una domanda per te dal pubblico. Fammi la domanda sì, allora. Ti faccio la domanda così. Allora, Alessandro Brugnoli ci chiede, complimenti per il webinar, grazie. Volevo sapere qual è l'attività attuale dell'Istituto per l'Alto Adige fondato dal Tolomeo a Firenze. È una domanda proprio per te, Maurizio. Allora, prima cosa... E poi ho una domanda per Luciana anche. Questo lavoro di Mussolini del 1911, di cui diceva Lorenzo, tanto per capirci, il grande biografo di Mussolini, De Felice, lo definisce la miglior cosa mai scritta da Mussolini, che era un giornalista e non era un ricercatore scientifico, ma quella volta produsse un lavoro interessante che ci porta a dire che lui la realtà qui la conosceva benissimo e che quindi anche quando divenne duce del fascismo non aveva bisogno di nessuno, nemmeno di Tolomei, per sapere cosa succedeva da queste parti. Detto questo, il Mussolini doveva farsi correggere le bozze di questo lavoro. Questa la butto lì perché è divertente. E il lavoro uscì per come speciale della voce di Prezzolini. E a chi si rivolse? Non al Cesare Battisti che l'aveva ospitato a Trento, ma a Ettore Tolomei. Cioè l'arcisocialista rivoluzionario Mussolini nell'11 si rivolge a Tolomei. Vedete come le cose a volte poi prefigurano. Ecco, sulla questione dell'istituto di studi. L'istituto di studi esiste ancora, per quel che mi consta, è parte della facoltà di lettere dell'Università di Firenze, ha sede in piazza Santa Croce, in via Cesare Battisti, guardate a volte la storia. Continua a operare però da molti anni occupandosi della glottologia dei nomi dell'intero arco alpino, negli ultimi anni non ci sono più stati interventi diretti sulla questione, che invece rimane ancora aperta e spinosissima, della toponomastica in Alto Adige. Grazie Maurizio. Simon Costantini chiede a Luciana che cosa secondo la signora Palla avrebbero dovuto fare i ladini invece di commettere quello che lei ritiene un errore, ovvero di associarsi ai tirolesi. Cioè, non so se Luciana tu avevi detto che è un errore, ma comunque è la domanda così come mi è stata posta qui. Assolutamente non è un errore, è una conseguenza storica, economica del tutto legittima. Io avrei fatto la stessa cosa e volevo solo dire che la storia ladina è condizionata dalla situazione economica, politica di quel momento. La storia, l'alleanza filotirolese è un'alleanza storica, durava da secoli e certo è logico che i ladini si appoggiano ai tirolesi per sostegno. Io volevo solo dire, come anche alcuni ladini hanno fatto, che mitizzare il passato non va mai bene, porta sempre porta distanti e non va bene per le scelte da affrontare. Io sono contro ogni mitizzazione. L'alleanza ladina tirolese chiaramente non è un errore, non è stato un errore, è legittima, però secondo me l'errore, se si può dire di errore, ma insomma col senno di poi è troppo facile parlarne, è proprio la mitizzazione di quell'alleanza e aver così messo da parte le contraddizioni che pure, come dicevo prima, c'erano per forza fra queste due etnie. E questo ha portato a delle conseguenze, soprattutto nel periodo
nel periodo del nazismo, nel periodo delle opzioni, no? E conseguenze che noi conosciamo, e della seconda guerra con l'Alpenvorland, l'amministrazione nazista nelle nostre valli, ecco, ha portato delle conseguenze, e anche dopo la fine della seconda guerra mondiale i ladini sono stati visti non come popolazione autonoma che rivendicava una propria indipendenza culturale, anche politica, ma come una dipendenza, una sudditanza, ecco, al mondo sudtirolese, e quindi hanno ciuto, insomma, questo come dato di fatto. Poi se era possibile fare diversamente, questo non lo so, perché col senno di poi è facile vedere quello che non va, ma assolutamente non ho parlato di errore, no, questa è storia. Allora, stiamo sforando, però è bello sforare da volta quando c'è un dibattito vivo. Abbiamo altre domande, cioè un'altra domanda anche molto impegnativa che vorrei porre a tutti e tre, con la domanda di una, con la preghiera di una brevissima risposta, se possibile, e poi dobbiamo davvero concludere. Io. La domanda di Esther Treccani è impegnativa, dicevo, no? Perché si rifà una figura mitica, il contadino. Ve la leggo. Pensando alla storia del Trentino, dell'Alto Adige e in complesso del Tirolo, cioè del Tirolo storico, immagino, nel suo insieme, trovo importante il ruolo del contadino, io direi anche della contadina. Secondo i partecipanti, esiste un ruolo nella formazione dei gruppi etnici, virgolettato, e della storia delle identities, del regime fondiario, insieme a Lorenzo aveva accennato, pensando al Mato Chiuso, eccetera. Del resto i regimi distinguono realtà sociali ed economiche nelle due province. I regimi distinguono realtà sociali ed economiche nelle due province. Lorenzo? Sì, il tema è molto vasto. Io mi impegno eventualmente a rispondere anche in privato. Ho già scritto alla nostra ascoltatrice. Però deve essere chiaro che, ed è chiaro a tutti evidentemente, che l'Erbof non esiste in Trentino. Era esistito in epoca medievale in alcune zone. Anche questo è un aspetto interessante sul perché poi è sparito, non è sparito autonomamente, ma evidentemente per delle scelte anche politiche di questo territorio. Non esistendo quella struttura, chiaramente la società si sviluppa in modo profondamente diverso, anche nelle relazioni familiari, nella gestione del territorio. Ci sono altre forme che comunque il Trentino ha e che il Sud Tirolo non ha. Penso per esempio alla gestione, a certi tipi di gestione comunitaria dei beni, sono diverse rispetto a quelle che si sviluppano, e quindi ne sviluppa anche una forma di interpretazione dell'autonomia che è diversa, non è tanto su base etnica ma è su base proprio di gestione delle proprietà collettive. Ultima cosa, il fatto che non esistesse l'Erbof Maso Chiuso fa sì che con la crisi economica del periodo che stiamo affrontando e quindi la parcellizzazione delle proprietà private, ci sia un'enormità di ipoteche, difficoltà di sfamare le famiglie con questi piccoli appezzamenti terrieri, cosa che non accadeva evidentemente in Sud Tirolo, e quindi il fenomeno dell'emigrazione che è pesantissimo. Ricordiamo che la provincia di Trento, la provincia di Belluno e la provincia di Reggio Calabria, all'interno dell'odierna penisola, che allora era divisa, furono le province che all'inizio del Novecento avevano ancora il maggior numero di emigranti. Quindi il fattore della coscienza, dell'economia, diciamo, anche della politica stessa, valli, periferie, rispetto anche alle idee nazionali, sono assolutamente determinanti. È un tema vastissimo che meriterebbe una serata dedicata. E anche su questo abbiamo una bibliografia poi straordinaria, no? Penso a Cole Wolf con The Hidden Frontier, che proprio usa il caso regionale, no? L'Alta Val di Non come case study. Le frontiere invisibili, sì. No? Tradotto sia in italiano sia in tedesco. Sono le parole conclusive ormai che...
chiedo a Luciana di una sua riflessione. Anche finale, ma anche sul tema ovviamente del contadino e della sì, contadina. No, proprio sul che tema poi è una figura marginale, no? Ormai, ma comunque economicamente parlando. Però è importantissima. Nella simbologia, nella concezione identitaria collettiva viene anche spesso spacciata, no? come se tutti fossimo tutti contadini. Magari i nostri bisnonni lo erano. Qui entriamo sempre nel mondo della mitologia, del mito, sì. No? Ma tornando alla realtà, le valli di Badia Gardena e anche le Vinallonga e Colle Santa Lucia, Badia Gardena avevano il maso chiuso, le Vinallonga e Colle Santa Lucia la proprietà indivisa che era molto simile, no? Che era molto simile al maso chiuso, cioè ereditava uno e questo genera delle conseguenze molto importanti. Perché prima parlavo dell'emigrazione minorile da Livinallongo, dalla Val di Fassa, da Colle Santa Lucia verso le valli della Pusteria, presso i grandi masi tirolesi, perché la proprietà esisteva, la proprietà indivisa, però le proprietà erano molto più piccole a Livinallongo, a Colle Santa Lucia, poi più alta montagna, eccetera. Quindi questo genera una sudditanza di certe valli ladine, soprattutto verso il mondo sudtirolese. Quando si parla di storia con legame ladino-tirolese, ecco, questo bisogna anche tenerlo presente, queste differenze proprio economiche, no? Per cui è un discorso molto complesso. Parlando poi di dove c'è la parcellizzazione fondiaria di cui si diceva, ecco, dall'Agordino, dal Bellunese, arrivavano queste masse di persone a cercare lavoro, e ecco perché lì c'era la parcellizzazione fondiaria e quindi non riuscivano a vivere e questo genera, vanno naturalmente verso il mondo, verso il Sud Tirolo dove c'è il maso chiuso, dove ci sono queste grandi proprietà, e anche questo genera, no, un sentimento di estraneità, no, fra gli uni e gli altri, no, più poveri e più ricchi. Luciana, ti devo interrompere perché ormai il nostro tempo di soluzione è finito. Faccio un breve, scusandomi ovviamente, faccio i nostri complimenti ai tre relatori, a Luciana, a Lorenzo e a Maurizio. Peraltro sono pervenuti dei messaggi di congratulazione da vari spettatori, Mauro Santi, Jutta Kustaccio, Dietmar Holzner. Vi ringrazio tantissimo, è stato il primo di una serie, la seconda è il 19 maggio. Ringrazio l'Autonomy Experience, Mark Röckler, Josef Prakwisa e tutto lo staff, e chiudo qui e vi saluto con viva cordialità, anche il nostro pubblico. Grazie a tutti voi, una buona serata.